essenzialmente i contenuti sono simili a quelli dell'altra volta, per qualcuno che c'era sentirà un po' le stesse cose, ma perché il personaggio è lui. Però abbiamo cercato di mettere qualche notizia in più, o meglio, differente dell'altra volta. Il personaggio, ormai l'abbiamo detto in tutti i modi, è Gustavo Adolfo Roll, che è stato uno dei più grandi sensitivi del XX secolo. Solitamente parliamo di personaggi nel campo della storia, dell'economia, statisti, storici. Lui decisamente è fuori da tutte queste, da questi ambienti, però è sicuramente una persona molto particolare anche nel suo ambito del paranormale, perché è stata una persona di una preparazione culturale, di una gentilezza, di un'elevatezza d'animo unica, a prescindere che poi uno possa credere o meno ai fenomeni paranormali. Era una persona eccellente. Infatti noi non andremo tanto a disquisire sulla veridicità di questi fenomeni. Descriveremo alcuni fenomeni, faremo presente le descrizioni di alcuni critici e si lascia a ognuno di noi le sue impressioni e il suo giudizio. Lui ha conosciuto tantissime persone, tra cui Federico Fellini, che l'ha definito l'uomo più sconcertante che abbia mai conosciuto. Sono talmente enormi le sue possibilità da superare anche l'altrui facoltà di stupirsene. Nei suoi 91 anni, oltre 60 li ha dedicati a fare esperimenti nel paranormale. Ha letto libri chiusi, ha previsto il futuro, ha scritto, disegnato, dipinto a distanza, senza toccare penne, matite e pennelli. Ha smaterializzato oggetti senza toccarli, però tutto quello che ha fatto l'ha sempre fatto senza fine di lucro, ma soltanto con una finalità di avere un gesto di utilità verso il prossimo. Era un uomo profondo, di profonda fede, credeva moltissimo nell'esistenza di Dio, anche se si porterà sempre al di sopra delle religioni classiche. Lui comunque ne aveva studiate parecchie, le comprendeva e ammetteva tutte, però non apparteneva a nessuna. Questo appunto però non toglie che avesse questa grandissima fede e che la sua guida per lui è sempre stata Gesù Cristo. Quindi è un uomo molto, diciamo, particolare anche in tutta la sua vita, nelle sue atti. E adesso proviamo a vedere un attimo prima la sua biografia, vediamo come è nato. Qui avevo... Scusa, è andata... No, ma ci facciamo. Lui non si è mai vantato dei suoi poteri, e quello che una frase che lo descrive bene è una frase di Socrate: il vero sapere è di non sapere, perché infatti lui non ha mai avuto delle pretese. Franco Zeffirelli l'aveva definito un uomo che Dio ha mandato fra di noi per renderci migliori. Gustavo Roll è universalmente riconosciuto come una delle figure spirituali più importanti della nostra storia occidentale. Ha alimentato una vera e propria leggenda in virtù di sue sorprendenti sperimentazioni in campo paranormale. Lui era convinto che l'origine dei suoi poteri risiedeva in un'entità superiore capace di condurlo attraverso la materia verso dimensioni sconosciute, o meglio, non sfruttate. Nasce a Torino il 20 giugno del 1903 da una famiglia agiata, per cui poi qualcuno mi dirà: non si faceva pagare perché ne aveva già tanti.
Probabilmente no, perché in genere anche tanta gente che ne ha tanti continua a cercare di... Quindi era, probabilmente era proprio il suo spirito. Il padre Vittorio è un avvocato che nel 1909 è incaricato di aprire e dirigere la sede di Torino della Banca Commerciale Italiana. La banca non esiste più, però noi la ricordiamo. La madre è Marta Peruglia, figlia del presidente del Tribunale di Saluzzo. Suo cugino, Franco Rol, sarà un affermato industriale chimico e pilota automobilistico. Quindi Rol cresce in un ambiente ricco, colto, frequenta le famiglie più in, si interessa alle arti, lui sarà sempre appassionato di pittura. Entra in relazioni con vari artisti e sin da giovane si dedica a musica e pittura. Nel 23 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Si laureerà nel 33, quindi evidentemente non applicava i suoi poteri agli studi perché è andato molto tranquillo nella prima laurea. Sia la scelta del corso universitario, sia la carriera bancaria che intraprende nel 25 avvengono per adeguamento alle tradizioni familiari, cioè per far contento il padre. Rolf fa pratica, pronto che il padre lo fa entrare in banca e visto che lui non amava stare in banca, non stava, amava stare vicino alla famiglia, la banca commerciale aveva molte filiali all'estero e allora lui comincia a girare per tutta Europa, Marsiglia, Parigi, Londra, Edimburgo, Casablanca. In seguito racconterà di aver incontrato durante il soggiorno a Marsiglia, quindi siamo nel 1925, quindi ha praticamente 23 anni, un personaggio originario della Polonia che gli mostra alcuni giochi con le carte e che, inizialmente scettico sull'esistenza di Dio, si convertirà e si ritirerà in un convento dopo aver assistito con lo stesso Rol a una guarigione a Lourdes, che in un primo tempo aveva ritenuto una grande mistificazione. Quindi lui era anche molto scettico prima di questo incontro. Su quello che nella religione cattolica erano ritenuti i principali miracoli, quello di Lourdes o di Fatima. In seguito a questo incontro, Rol approfondisce i suoi studi spirituali ed elabora una teoria di carattere metafisico sull'associazione tra suoni, colori e altri elementi. Nel 27 a Parigi scrive: "Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla." Da questo momento, ed è molto giovane perché ha 25 anni, da questo momento attraversa una crisi esistenziale fino al punto di ritirarsi in un convento. Aiutato dalla madre, ritorna alla vita laica e inizia a compiere le proprie sperimentazioni. Si sposa nel 1930 a Torino con Elna Resk Knudsen, un'indossatrice norvegese imparentata con il re di Norvegia, conosciuta a Parigi nel 27, con la quale non ebbe figli ma rimase unito per oltre 60 anni. E qui vorrei leggervi due parole su questo incontro, che è molto simpatico. È stato praticamente un colpo di fulmine. Lui era allo sportello e cambia la valuta a questa ragazza straniera, alta, bruna, con gli occhi azzurri, che giudica stupenda. Scambiano qualche parola. Si sorridono e lui ne è affascinato. Dopo qualche giorno la rivede in un bar. Affida a un cameriere un biglietto perché glielo consegni. Muoio dalla voglia di abbracciarla. Lei risponde con un altro biglietto. Anch'io. Lui ha 24 anni, lei 10 mesi di meno. Si chiama Elna
e va bene, Rex Knudsen abita a Oslo ed è figlia di un capitano di marina imparentato col re di Norvegia. Vive a Parigi, ospite della sorella, e fa l'indossatrice. Gustavo ed Elna si frequentano assiduamente, sono giorni felici. Elna si rende conto presto che il suo innamorato è un uomo fuori del comune. In una giornata di pioggia si incontrano dopo 2 giorni che non si vedono perché hanno litigato. Lei sta andando a imbucare una lettera che gli ha scritto. L'ha in una tasca dell'impermeabile e gliela vuole consegnare. Ma lui la blocca. «Fermati», le dice. «Nella lettera mi hai scritto così». E la legge tutta senza nemmeno vedere la busta. Elna la apre, tutto esatto. Racconterà poi che il commento fu: «Questi italiani sono ben strani, ma tu proprio?» Anche il futuro suocero lo impara a conoscere come uomo straordinario. Nella sua casa di Oslo, dove è andato a presentarsi ufficialmente, improvvisa un esperimento. Nella biblioteca fa scegliere al capitano un libro scritto in norvegese. Chiede che sorteggiando 3 carte da un mazzo si stabilisca un numero di pagina. Non appena lo conosce, legge la prima riga di quella pagina. Il libro è ancora chiuso nelle mani del capitano. Senza conoscere il significato delle parole, le ripete. E questo è uno dei primi esempi riportati delle sue letture a libro chiuso. Dopo la morte del padre, nel 1934, finalmente riesce a lasciare questa banca che non gli piaceva e si comincia a viaggiare. Lunghi periodi tra Parigi e Londra, prende ancora una laurea in biologia medico-clinica e un'altra in economia. Si erano velocizzati i suoi tempi di studio rispetto a prima. In questo periodo comincia anche a dedicarsi alla vendita di oggetti d'antiquariato, quindi ha anche, a parte la rendita familiare, ha diciamo cospicue entrate da questa attività, da questa passione per l'antiquariato, e vende anche i quadri che dipinge, è affermato come pittore, quindi anche dal punto di vista economico ha una sua sponda. In questo periodo la sua fama, siamo negli anni appunto 30, tra il 30 e il 40, la sua fama è ancora molto legata ai circoli della, diciamo, dell'aristocrazia, dell'alta borghesia, della cultura. Non c'è una sua fama estesa. Gli si attribuiscono incontri con personaggi del mondo della politica, tra cui Benito Mussolini, con invece persone dello spettacolo come Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Cesare Romiti, amministratore della Fiat, e comunque tutta la famiglia Agnelli. Tra l'altro anche nel mondo dello spettacolo, nomi che conosciamo di più perché praticamente furono suoi, diciamo, parteciparono ai suoi inviti, alle sue dimostrazioni, anche persone come Riccardo Muti, Valentina Cortese, Claudia Mori, Alberto Sordi e anche Gassman. Quindi diciamo che poi ebbe moltissimi incontri con scienziati, tra cui Einstein, uomini politici come De Gaulle, e è vastissimo, diciamo, il numero di persone con cui ha avuto contatti oppure che si sono rivolti a lui per avere dei consigli. Quell'uomo legge nel pensiero e non possiamo rischiare che i segreti dello Stato francese vengono a conoscenza di estranei. E beh, questo è corretta come preoccupazione. E quando in particolare fu l'incontro con Mussolini, in quanto, poi ne parliamo ancora dopo, comunque quando nel 1939 l'Italia entra in guerra, anche Rohl viene richiamato
rimane come ufficiale negli Alpini. Quando nel 1942 Mussolini lo chiama a Villa Torlonia, lui quindi si presenta con la sua vista, la divisa, scusate, di tenente. Il duce non gli aveva chiesto esperimenti, ma ha fatto una domanda che a Roll era subito parsa terribile. Parlate, parlate liberamente. Quale sarà il nostro futuro? E in effetti rispondere a questa domanda non doveva tranquillizzarlo molto. Un attimo di esitazione da parte di Roll, tradire il dono che Dio gli aveva concesso o fingere di non saper dire nulla? Scelse immediatamente il suo istinto, dire quello che sentiva. Duce, per me la guerra sarà perduta, gli aveva risposto sull'attenti. E Mussolini si era alzato in piedi, si era battuto una mano sul petto, e con tono aspro aveva detto: "Staremo a vedere, andate." Roll era scattato nel saluto ed era uscito. Dopo, a un amico fidato, aveva detto di aver taciuto quant'altro aveva visto in quell'attimo della sua risposta. Anche Mussolini impiccato in una piazza nel 45. Quindi si era sempre reso conto della difficoltà di questi poteri e del pericolo che lo potevano anche mettere, perché con certi personaggi probabilmente non, le risposte che non si aspettavano potevano creare dei problemi. Nonostante questo, Roll aveva sempre un profilo molto riservato e non raramente appariva in pubblico. Morirà il 22 settembre nel 94 a 91 anni all'ospedale Molinette di Torino. Le sue ceneri riposano nella tomba di famiglia a San Secondo di Pinerolo, che era il paese d'origine della famiglia. Anche sempre nella sua vita non fece tutto quello che facevano gli altri, per cui anche durante la seconda guerra mondiale, anche lui passò nell'esercito con tutti i problemi connessi. Lui entrò nel reggimento degli Alpini e ci rimase fino al 41, al fronte, prestando servizio sotto la quarta armata. All'8 settembre venne congedato. E a questo punto ritornò nel Pinerolese a San Secondo, dove la famiglia si era ritirata durante il periodo della guerra con i timori dei bombardamenti in città. Quando fu a Pinerolo, cominciò a dedicarsi ad aiutare i partigiani e li aiutò a modo suo, in quanto cercava di liberare quelli che venivano arrestati dal comando nazifascista. E tra l'altro il comando nazifascista aveva messo il quartier generale proprio nella villa di famiglia dei Roll. E uno dei casi, alla fine della guerra, il comune, per ringraziarlo, metterà una lapide a ricordo di questa attività di aiuto ai partigiani. E qui ricordiamo qualcuno dei casi che ci sono stati tramandati della sua attività. La mattina del 30 settembre, una donna venne a cercarmi per riferirmi quanto era accaduto la sera nella casa di un certo Paschetto, che abitava con moglie, due figli e altrettanti figli nella frazione Ser di Prarostino. Qualcuno denunciò anonimamente al comando tedesco che due pistole automatiche e un fucile da caccia fossero nascoste nel porcile della casa. Per questo il tenente e i suoi uomini si recarono là. Le ragazze vennero liberate l'indomani, non così i due fratelli, i quali vennero denunciati al comando tedesco di Saluzzo e condannati, seduta stante, alla fucilazione sulla pubblica piazza di San Secondo, prevista per le ore 10 della domenica successiva.
Mi sembrava impossibile che gli uomini che albergavano sotto il tetto dei miei avi potessero togliere con un semplice gesto la vita a quei poveretti. Dio solo sa quanto feci e quanto supplicai il maggiore Werner con un atto di clemenza. La vostra autorità crescerà ancora di più che con l'imposizione del terrore, gli dissi. Pensate a vostra moglie, a vostra madre. Se essi fossero qui, vi chiederebbero certamente la grazia per questi uomini. Lasciatemi far da interprete al loro pensiero. Werner rimase colpito dalle mie parole. Intanto lavoravo il tenente Utesch, suo aiutante maggiore. Offersi loro anche dei libri napoleonici di gran valore. Dopo un lungo confabulare, nulla mi dissero, ma quando uscirono, il maggiore chiese la macchina e partì alla volta di Saluzzo. Dopo 3 ore ritornò e annunciò: «I vostri connazionali sono graziati. La pena di morte è stata commutata nella deportazione in un campo di lavoro in Germania». Così ha deciso l'alto comando. «Siete salvi», disse loro, ma non osai parlare del triste destino che li attendeva. A quel punto bisognava evitare a tutti i costi l'irreparabile partire per la Germania, da cui sicuramente non facevano più ritorno. A questo punto si avvalse del cattivo aspetto dei due prigionieri e, d'accordo con una donna, fece uccidere una gallina col sangue della quale riempimmo un asciugamano, che passammo molto abilmente sotto gli occhi della sentinella tedesca attraverso la finestra ferrata della cella. Fu così che un po' più tardi, al tenente che si recò alla prigione per vedere se tutto era in ordine, uno dei prigionieri lasciò scorgere l'asciugamano, fingendo di essere sofferente per un attacco di tosse. Più tardi rincarai la dose. Poveretto, come farà così tubercolotico a sopportare la vita in un campo di concentramento? E lavorare? Sarà piuttosto un imbroglio per voi. Sono entrambi malati, una famiglia di tubercolotici. Non so proprio come si possano inviare in Germania. Tanto feci, tanto dissi, e la vista di quel sangue fece il resto. Nella notte, dinanzi a 14 ufficiali che si erano radunati nella nostra sala da pranzo, perorai la causa di quei poveracci. Con la complicità del medico tedesco venne steso un rapporto disastroso sullo stato di salute dei condannati. Alla sera il maggior Werner mi disse: «Qui c'è l'ordine di liberare i vostri amici. Siete un buon italiano. Sono lieto per voi. Forse anch'io avrei fatto la stessa cosa al vostro posto. Mi rallegro di aver incontrato un uomo di cuore». In altre occasioni, per giungere allo stesso scopo, Roll si avvale di quella che aveva definito coscienza sublime. Qualche mese dopo, ad esempio, si sobbarca nuovamente il compito di trattare con le autorità tedesche per tentare di ottenere il rilascio di un gruppo di ostaggi su cui incombeva la prospettiva della fucilazione. Gustavo sapeva di non poter chiedere favori gratuiti in quelle circostanze. Per questo, sul piatto della bilancia metteva i propri prodigi. Che avevano già mandato in visibilio alcuni componenti del Commandantur, entrati a far parte di un patto di ferro reciprocamente rispettato. Ogni 3 esperimenti eseguiti, i nazisti avrebbero immediatamente rilasciato un prigioniero italiano. A beneficiarne furono parecchi, tanto che il 3 maggio del 1945, in nome del Comitato di Liberazione Nazionale, il sindaco di Pinerolo, Giovanni Vicino, gli consegnò un riconoscimento ufficiale come ringraziamento di quanto aveva fatto per i concittadini di San Secondo. Uno degli altri episodi di questo periodo: un giorno a Pinerolo un comandante tedesco aveva messo al muro un gruppo di partigiani. Roll accorse a chiederne la liberazione. «Sono innocenti, non hanno commesso niente di male». «E lei come fa a esserne così certo?
chiese il comandante. Alla stessa maniera in cui sono sicuro di conoscere cosa contengono i cassetti della scrivania di casa sua ad Amburgo, rispose Gustavo, che cominciò a descrivere minuziosamente quegli oggetti, soffermandosi sul contenuto di alcune lettere privatissime e di alcuni documenti segreti. Il tedesco, confuso e spaventato, liberò subito i prigionieri. Quindi qui vediamo sempre questo lato umano del personaggio, molto disposto sempre a cercare di aiutare il prossimo. Finita la guerra, ricomincia la vita, diciamo, normale in città e continuerà a tutti i suoi esperimenti, i suoi contatti, però comincerà ad essere noto anche al grande pubblico, perché nel 1950 il settimanale Epoca gli dedica un servizio e poi anche Dino Buzzati nel 65 scrisse un articolo su di lui sul Corriere della Sera. Anche il giornalista Renzo Allegri ne scriverà un altro articolo su Gente nel 77 e da questo momento tutti si interessano a lui, le riviste, la stampa scriverà sempre moltissimi articoli e nel 1986 c'è la prima biografia di Roll. A questo punto, che comincia a essere così noto come personaggio, emerge, quindi vengono anche pubblicate tutte le sue testimonianze, i suoi esperimenti, e da queste pubblicazioni emerge la figura di un uomo incredibile, fuori dal tempo, apparentemente dotato di poteri illimitati. Perché lui fa tutto, dalla telepatia alla chiaroveggenza, traslazioni, viaggi nel tempo, guarigioni, materializzazione e smaterializzazione di oggetti. E continua però a vivere sempre la sua vita riservata, immerso nella ricerca, circondato dai libri e dai suoi cimeli napoleonici. Lui sin da bambino è sempre stato molto legato all'imperatore francese. E tu al hai fondo. E al fondo penso che arrivo. C'era i quadri. Okay. C'era questo. Non ti leggo, io ti leggo di qua. Sin dall'età di 2 anni fu sempre molto legato a questa figura. E dice, non riusciva a dire Napoleone, diceva Poleone. La figura gli è stata appunto legata per tutta la vita e fu importante anche il ritrovamento di un busto nel, però, sì, però a Parigi. A Parigi, non l'ho messa quella immagine lì. E quindi ma contiene, però l'ha portato a casa sua e l'ha sempre tenuto lì molto presente. Poi aveva donato nelle cantine di questa di una casa. Aveva donato la carrozza di Napoleone all'ordine mauriziano. Napoleone mette gli anni maiuscoli. Eh sì. Abbiamo messo quindi, Napoleone questa sua grande passione e questo suo grande amore, diciamo. Quindi adesso siamo in un momento della sua vita in cui siamo negli anni 70, in cui ormai lo conoscono tutti, tutti sanno della sua grande capacità, ha tutti i suoi estimatori, ma anche tanti scettici e critici. Uno di questi è Piero Angela, che quando scrisse il libro Il viaggio nel mondo del paranormale dedicò alcune pagine proprio a Roll. Io vorrei appunto leggervi come descrive Piero Angela due esperimenti a cui aveva assistito. Allora c'è una cosa da dire, in tutti questi discorsi Roll era lui che sceglieva le persone che partecipavano
alle sue sperimentazioni. Non bisognava che lui desse l'approvazione, non è che chiunque poteva partecipare. In genere erano sempre gruppi molto ristretti di persone. Piero Angela, che ammira molto la figura di Rol come uomo, quindi la sua raffinatezza, la sua cultura, gli chiede se può partecipare a qualche sua sperimentazione. Rol, anche se sa che è scettico Piero Angela, accetta la sua presenza. Quindi non è che Rol non accettasse di fare sperimentazioni se c'erano delle persone scettiche. Questo per dire che Rol, anche nel mondo del paranormale, è una persona diversa, perché non si parla nelle sue sperimentazioni di fare la catena, di fare attività da medium, che se qualcuno è scettico si dice che non funziona. Erano invece delle sue esperienze che metteva a disposizione del ristretto numero di invitati, che la sperimentazione si verificava indipendentemente dal fatto che ci fosse qualcuno scettico o meno. Per cui Angela chiede con molta cortesia a Rol di invitarlo, e lui accetta di farlo partecipare. La prima volta Angela partecipa a un primo gruppo di esperimenti in giochi di carte. E Angela lo descrive in questo modo. Questi giochi di carte sono un repertorio certamente sorprendente, e non c'è dubbio che in un'atmosfera particolare, dovuta anche alla personalità del dottor Rol, tali fenomeni possono apparire paranormali a uno spettatore emotivo. Ma un osservatore imparziale non deve lasciarsi influenzare dall'atmosfera e soprattutto deve cercare di verificare se questi fenomeni si situano al di fuori delle cose possibili. Angela, con il suo amico Gigi Marsico, partecipa a queste sedute e dice: ci recammo a far visita, poi dopo, a un vecchio prestigiatore di Roma, il mago Arsenio, che all'epoca era famoso perché era stipendiato addirittura dal re Farouk, che voleva imparare a barare a poker. Raccontarono al mago Arsenio gli esperimenti con le carte a cui avevano presenziato. Man mano che la spiegazione avanzava, il mago annuiva come qualcuno che ascoltasse cose a lui ben note. A ogni descrizione diceva: sì, questo lo faccio anch'io, e ci rifece alcuni degli stessi esperimenti. In particolare, Angela era rimasto colpito durante la seduta da Rol dal fatto che una carta da lui scelta a caso tra 18 che erano disposte coperte sul tavolo era uguale a una carta scelta da Gigi Marsico poco prima e tenuta in evidenza, anche lei coperta, da un altro lato del tavolo. Io avrei potuto scegliere qualsiasi altra carta tra le 18 disponibili, quindi il fatto che avessi scelto proprio quella sembrava indubbiamente costituire un fatto inspiegabile. Ebbene, questo stesso tipo di esperimento mi è stato rifatto non solo dal mago Arsenio, ma anche da un giovane prestigiatore americano, Lee Fried. Nel secondo incontro, invece, che Rol ebbe con Angela, fu fatta la sperimentazione della lettura di un libro chiuso e una di materializzazione, che erano due classici esperimenti di Rol. Angela li descrive in questo modo. Il primo è quello del libro chiuso. Prima di passare nella sala degli esperimenti ci fu una lunga conversazione in salotto sugli argomenti più diversi.
Il discorso cadde su Pitigrilli. Pitigrilli è lo scrittore di Ino Segre, che era molto noto nel periodo 40-50. E Roland andò a prendere tre suoi libri in edizione francese. Ci lesse le lunghe ammirate dediche che Pitigrilli gli aveva scritto. Poi si parlò d'altro. A un certo punto la conversazione portò su Tito e a metà di una frase Rol si fermò come folgorato, dicendo con voce ispirata: "Tito n'hésita pas." Di fronte al nostro sguardo interrogativo aggiunse: "Tito, n'esita pa, pagina 153, cercate." Due dei presenti cercarono sui libri di Pitigrilli che erano ancora sul tavolo e a pagina 153 si trovava effettivamente la frase "Tito, n'esita pa." Si trattava di una lettura per chiaroveggenza, di un flash di percezione estrasensoriale o di qualcos'altro di più semplice. Per la verità non è molto difficile, quando si sfoglia un libro, dare un'occhiata a una pagina qualunque e ricordarsi una frase e il numero della pagina, citandola poi mezz'ora dopo come se apparisse nella mente in quel momento. Mi alzai per verificare se questa frase figurava sulla prima riga della pagina 153. Effettivamente era sulla prima riga, cioè quella che si capta più facilmente sfogliando un libro. Rifeci lo stesso esperimento in famiglia con successo. Va detto a proposito di lettura dei libri chiusi che esistono performance molto più impressionanti e so che a volte Rol compie cose più complesse. Personalmente conosco tre o quattro modi per leggere nei libri chiusi. Persino quando si è in casa d'altri e viene sorteggiato un libro a caso e una pagina a caso, c'è un sistema per indovinare una parola o una frase prima ancora che qualcuno vada a prendere il libro nello scaffale. In un altro incontro, invece, ci fu la dimostrazione della materializzazione. Si passò in seguito nella sala delle sedute e dopo alcune dimostrazioni con le carte venne l'esperimento della materializzazione. Rol ci disse, vedendo il nostro malcelato scetticismo: "Attenzione, sarò tremendo. Vedrete una cosa che non dimenticherete, una cosa che potrebbe far perdere la ragione." Ne fummo lieti perché ciò significava che avremmo assistito a un esperimento vertice, cioè a qualcosa in cui Roll avrebbe mostrato tutte le sue facoltà e i suoi poteri. La difficoltà era che, non sapendo cosa avrebbe dovuto accadere, non sapevamo dove guardare o cosa guardare. E questa è una tecnica di non descrivere l'esperimento che in genere fanno i prestigiatori. Roll estrasse da un cassetto di una preziosa commode una cartellina contenente dei fogli bianchi, del genere di quelli che si usano per la macchina da scrivere. Ne distribuì due a testa e anche lui ne prese due. Ci chiese di piegarli in otto e di infilarli uno dentro l'altro. Poi chiese a me di mescolare i fogli così piegati e di disporli uno sopra l'altro. Poiché mentre piegavo i miei fogli avevo avuto l'impressione che qualcosa succedesse dalla parte di Roll, una possibile sostituzione di fogli, non gli sarebbe stato difficile, mentre tutti eravamo impegnati nell'operazione di piegatura, sostituire il suo foglio interno con un altro che conteneva già scritte o disegni, tanto più che la cartellina era rimasta sulle sue ginocchia. Quindi decisi di tener d'occhio il foglio piegato da Roll. Nel disporli uno sopra l'altro, misi in cima alla pila quello che con ogni probabilità era il suo. Presi quello che aveva di gran lunga la maggior probabilità di essere il suo. Fu poi effettivamente quello il foglio scelto per l'esperimento.
La pila dei fogli fu messa nel centro del tavolo e tenuta in pressione dal bordo di un vassoio. Nessuna manipolazione avvenne in seguito. Del resto non ce n'era bisogno, perché se effettivamente le cose erano andate come io pensavo, il gioco era già fatto. Cioè l'acquarello preparato in precedenza si trovava già all'interno del foglio. Roll mi chiese che genere di pittura mi piaceva. Risposi che ero un amatore dell'arte delle icone russe. Chiese al mio amico Marsico quale pittura preferisse. Rispose che apprezzava certi pittori moderni che lavoravano con nuovi materiali come sacchi, sabbia. Sabbia, lo interruppe Roll. Sabbia, spiaggia, spiaggia, mare, mare marina. Sarà un paesaggio marino. Dopo essere stato più volte sul punto di rinunciare, finalmente Roll, con uno sforzo di concentrazione, annunciò che l'acquarello si era materializzato sul foglio scelto. Fui pregato di prendere il primo della pila e porlo per qualche istante in una vaschetta d'acqua appositamente preparata. Forse perché un acquarello asciutto può apparire sospetto. Aprendolo in uno dei settori del foglio interno, ripiegato, c'era uno schizzo con tre colori, giallo, blu, nero. Roll assicurò che si trattava di un paesaggio marino, malgrado uno dei presenti sollevasse qualche perplessità sull'interpretazione. Il paesaggio marino, realizzato dallo spirito intelligente della signora, c'è la sigla soltanto, DWS, venne ritagliato e mi venne offerto gentilmente da Roll in ricordo della serata. E quello che continuerà a lamentare Angela nei confronti di questi esperimenti è che non c'era nessun controllo e che Roll non si è mai lasciato controllare. L'altra, diciamo, particolarità di questo periodo è che quando uno diceva a Roll, gli chiedeva perché non si lasciasse controllare, lui rispondeva: la scienza non può ancora analizzare lo spirito e così, caro professore, niente nastri cinematografici e soprattutto niente prestigiatori come osservanti. A questo proposito, anche il professor Jemolo, e per quello che parla nella risposta di professore, aveva scritto sulla stampa il 13 agosto del 78 un appello affinché Roll permettesse di essere controllato. Uno dei più insistenti a chiedere questi incontri fu il mago Silvan, che probabilmente tanti ricordano, e anche lui, nonostante le insistenze, non fu mai ricevuto da Roll. Questo incontro con Angela e con quello che scrisse Angela e la descrizione che avete sentito degli esperimenti, diciamo che rattristò molto Roll, il quale rispose così agli articoli di Piero Angela. Incontrando gli amici, Roll non nascondeva la propria amarezza che continua a pesargli anche col passare dei giorni e delle settimane. Sembra mutato anche il suo carattere, non più gioviale come al solito, ma velato dalla tristezza di quest'ombra di sospetto gettata su di lui. Noi lo conosciamo bene, come conosciamo l'autenticità dei suoi esperimenti e sappiamo che dalle sue doti non trae alcun lucro, ma le sfrutta soltanto per il bene del prossimo, per aiutare chi soffre, anche se non si considera un guaritore né nel corpo né nell'anima. Il 3 agosto pubblicò sulla stampa un articolo dal titolo «Ho visto lavorare il dottor Roll», sul quale un occhiello richiama l'attenzione alla polemica. Il misterioso e controverso mondo del paranormale racconto così le cose straordinarie che ho visto, sottolineo la genuità del suo comportamento, spiego come capita che legga libri chiusi che non ha toccato.
Certo, tutto si può ripetere con un trucco, ma bisogna prepararlo, mentre invece lui agisce improvvisando o seguendo indicazioni nostre che non poteva conoscere o prevedere. Comunque questo rimase un punto molto dolente per Roll, però faceva parte, diciamo, dei discorsi di avere una squadra di, diciamo, di favorevoli e di scettici. Tra gli scettici c'era anche lo scienziato torinese, il fisico Tullio Regge, che in seguito fondò con Piero Angela il Comitato per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Entrambi sono convinti che se l'esperimento viene effettuato in condizioni di controllo con la presenza di un prestigiatore, c'è possibilità di evitare il trucco e l'esperimento deve essere anche replicabile, perché d'altronde in campo scientifico, prima di ritenere valida una legge, viene ripetuto più e più volte l'esperimento. Quindi loro vogliono ripetere questo concetto anche sulle sperimentazioni in campo paranormale. Però Roll ribadisce che non è possibile, perché ogni esperimento non è nelle stesse condizioni di un precedente, cioè ogni volta è una prima volta, quindi non sono misurabili con il metro scientifico. Abbiamo già detto prima che Roll si è interessato a tutto, dagli esperimenti con le carte, le diagnosi mediche, lettura del pensiero, sdoppiamenti, cioè non c'era nulla di fuori dal normale che lui non avesse contatti. Un po' forse perché non voleva dire proprio no al mondo del prestigio, non accettò mai di incontrare Sylvan, però accettò di fare alcuni dei suoi esperimenti proprio in televisione, a TG Luna. E accettò di incontrare invece il prestigiatore Tony Binarelli, che anche lui era molto noto all'epoca sui canali delle comunicazioni televisivi. Sia lui che altri due prestigiatori giovani come Carlo Buffa di Perrero e Giuseppe Vercelli hanno assistito a degli esperimenti in casa di Roll e hanno riferito di non aver riscontrato alcun trucco. Il noto illusionista Alexander, che anche lui è una figura torinese, ha conosciuto Roll, sostiene che se le condizioni riferite da decine di testimoni sono proprio quelle, ovvero Roll non toccava le carte, allora nessun prestigiatore sarebbe in grado di riprodurre gli esperimenti di Roll, almeno per quanto attiene alle carte. Tuttavia Alexander in un'intervista lascia intendere, pur senza essere esplicito, di pensare a Roll come un grande prestigiatore, al quale dedica uno dei suoi numeri. Il presidente del circolo Amici della Magia di Torino, Marco Aimone, ha raccontato invece di aver potuto vedere in Roll in azione in un ristorante e di aver riconosciuto una tecnica di mentalismo. Quindi anche il mondo del prestigio si divide sulla interpretazione degli esperimenti di Roll. Mario Tomatis, esperto di mentalismo e collaboratore del CICAP, ha analizzato in una biografia di Roll buona parte delle testimonianze pubblicate fino al 2002. E in sintesi, basandosi sul fatto che Roll usasse il mezzo preferito dei prestigiatori, cioè le carte, che Roll usasse tecniche indispensabili per un illusionista, ma incongrue per un autentico sensitivo, per il fatto che Roll rifiutasse di farsi esaminare da qualsiasi studioso, prestigiatore o meno, perché avrebbe potuto rivelare dei trucchi, Tomatis concluse che
secondo lui questi elementi contraddicevano l'ipotesi della capacità soprannaturali. Opinioni analoghe sono state espresse anche da uno dei principali parapsicologi italiani, Piero Cassoli, che elencò in un articolo di Quaderni di parapsicologia gli elementi che lo portavano a concludere di trovarsi di fronte a un prestigiatore. Però altri eminenti parapsicologi come Gastone De Boni, Massimo Inardi, che anche lui in quel periodo era molto noto in televisione, sostennero invece la veridicità dei fenomeni prodotti da Roll. A questo punto, così diciamo, per contrapposizione a quello che dice ragazzi, però non spegnete prima. Mentre appunto ha interpretato, Angela ha interpretato, ha visto tutto gli esperimenti con l'occhio dello scettico e li hanno anche narrati così, Inardi invece dice: ho avuto il privilegio di avvicinare per 3 sere di seguito uno dei soggetti più interessanti, enigmatici e conturbanti oggi esistenti in Italia e nel mondo. Dal 1927 Roll costituisce una specie di antologia o di enciclopedia di fatti paranormali. Le sue operazioni psichiche sulle carte da gioco, le sue esperienze di lettura di libri chiusi, le sue esperienze di pittore mediatico e o spiritico, oltre che normale pittore nella vita, le sue doti precognitive e le sue capacità di azione a distanza sulla materia, oltre agli apporti ed asporti, hanno meravigliato e confuso, nonché turbato, migliaia di persone. Di Roll hanno parlato scienziati cattedratici, artisti come Fellini, e da parte di tutti è stato un coro unanime di stupenda meraviglia. Quando Roll lavora, si ha la sensazione di essere di fronte a un fenomeno vivente dalle doti senza limiti, senza dimensioni e davvero senza frontiere. Ci si sente piccoli e impotenti di fronte a cose che hanno del sovrumano o addirittura del non umano. Egli si esibisce con semplicità e con costanza, come se per lui far vedere ciò di cui è capace fosse cosa da niente, ma sprezza apertamente gli studiosi e i parapsicologi in quanto li ritiene inetti a recepire il suo messaggio, che ritiene troppo alto e spirituale per essere capito dai non iniziati e soprattutto per essere studiato. Egli lavora e basta, tenendo per sé il suo segreto, che per lui segreto non è, in quanto lo considera patrimonio di ogni uomo che abbia intuito la sua realtà e che tale realtà, in quanto proveniente da Dio stesso, può essere rivelata a ogni uomo che se ne renda degno con l'elevatezza dello spirito, con la rettitudine, con l'onestà e col dispregio delle cose terrene. Il suo è un messaggio che si rivolge agli uomini e non alla scienza, per cui solo nell'intimo dell'uomo che lo ha recepito potrà trovare sede, la sua sede naturale di comprensione o di intuizione, e solo da un siffatto uomo potrà trovare la sua estrinsecazione visibile e tangibile. È certo però che, stando vicino a Roll, si ha l'impressione che l'uomo possa avere limiti e dimensioni ben più ampi di quelli che adesso vogliamo assegnare, ma nel contempo si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un essere che di umano ha solo l'aspetto fisico e il comportamento, nonché il cuore. Tutto il resto per andare al di là di ogni concezione terrena delle possibilità umane. Questa è una visione molto positiva, come positiva è la visione di Vittorio Messori. Vittorio Messori
È uno scrittore molto noto in ambito cattolico, molto apprezzato. E anzi, diciamo che qui fanno osservare che ormai è noto anche a livello mondiale, dopo che ha fatto un'intervista a Papa Wojtyla, e questa intervista è stata pubblicata in un volume, Varcare la soglia delle speranze, che ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo. Anche Messori partecipa a diversi incontri a casa Roll, e in occasione della morte di Roll scrive per Sette, il settimanale del Corriere della Sera, un articolo intitolato Quella volta che mi sconvolse. Le carte da gioco, di cui spesso si serviva, svegliavano la diffidenza di chi sospettava di essere il più amabile e raffinato dei prestigiatori. E invece, ripeteva, quelle carte non erano che un mezzo comodo ed efficace per darsi ai suoi esperimenti delle capacità nascoste dell'uomo. Esperimenti non fini a se stessi, non divertissement eleganti, ma perseguiti per far riflettere ben più che per sbalordire. Ma anche la sorpresa, talvolta il timore, il desiderio dell'ospite di fuggire da quella casa inquietante di via Silvio Pellico 31, avevano per lui un valore pedagogico: mostrare con fatti tanto concreti quanto inspiegabili l'angustia degli schemi illuministi, l'errore di confondere la vera ragione con il gretto scientismo ottocentesco. Credente, ma non nel vago dio degli gnostici, degli umanisti, dei sincretisti, bensì nel dio di Gesù Cristo, anzi nel dio cattolico, malgrado i legami con l'Europa nordica, Gustavo Roll praticava con coerenza un suo straordinario apostolato. Come mi confermò nell'ultima telefonata alcuni mesi fa, le capacità che solo Dio, diceva, gli aveva dato, le utilizzava per confondere gli atei, per far riflettere gli gnostici, per confermare i cristiani. I suoi funerali religiosi, in quel grigio quartiere di San Salvario, dove si fiancheggiano il Tempio Valdese, l'ebraico, la chiesa salesiana voluta da Don Bosco, sono stati l'ultima affermazione di fede. Si conversava un giorno nel grande salone di casa Roll in stile impero, in attesa di trasferirci nell'ambiente attiguo per gli esperimenti. Si venne a parlare di quel Cottolengo dove Roll, mi dicono, era una presenza abituale e benefica, e che, come si sa, non vive che di ciò che giorno per giorno offre la provvidenza. Sapevo bene che non aveva mai voluto approfittare per sé delle sue capacità inspiegabili, ma per quale motivo non per gli altri? Dottor Roll, gli chiesi dunque, perché con questa sua possibilità mille volte provata di prevedere ciò che uscirà da un mazzo di carte o da una roulette non sbanca un casinò? Perché non sottrae qualche miliardo a quegli speculatori per dirottarli verso chi ne ha bisogno? Sorol sorrise e lasciò cadere la domanda. Poco dopo ci sedemmo attorno al gran tavolo antico. Lui era un capo, io un altro, a notevole distanza uno dall'altro. La luce nell'ambiente era piena, non era ancora del tutto buio, e i lampadari di cristallo erano accesi. Dopo qualche incredibile quanto consueto per lui esperimento con le carte, mi rivolse all'improvviso: caro amico, voglio rispondere alla sua domanda. Si alzi, nel cassetto di quel tavolino troverà una risma di fogli bianchi, ne prenda alcuni, li esamini uno a uno, ne controlli la filigrana in controluce. Poi li ripieghi in quattro e li infili nella tasca interna della sua giacca. E chiude bene il bottone. Eseguì, ritornai al mio posto. Roll non si era mosso dal suo, non ci si era sfiorati.
Per un attimo piegò la testa all'indietro, scrisse nell'aria con una sua matita rivestita di bambù. Subito dopo mi disse di estrarre dalla giacca i fogli bianchi che avevo controllato uno a uno e che io solo avevo toccato. Sul foglio più interno stava scritta a matita la risposta alla mia domanda. Sarebbe una beneficenza fatta senza sacrificio, quindi non avrebbe valore alcuno. Valore alcuno dello spirito di Rol. Volle che gli consegnassi il foglio con la stessa matita e con la stessa calligrafia, quasi che la grafite fosse depositata venendo dall'aria, scrisse: proprietà del dottor Vittorio Messori, 11 aprile 1989. Lo arrotolò e me lo consegnò per ricordo. Quando, tempo dopo, mi capitò di raccontare l'episodio, trovai naturalmente chi volle convincermi che, malgrado tutto, il trucco c'era. Ho vagliato ogni obiezione, ma nessuna, onestamente, mi sembra reggere. Così preferisco guardare ogni tanto quel pezzo di carta per ricordarmi che ci sono più cose tra cielo e terra con quel che segue. Lodo e incoraggio coloro che ci esortano alla prudenza, anzi alla diffidenza. Però, chissà, in un mare di illusioni, errori, truffe, esiste anche una pepita di verità che non può essere rifiutata proprio dai cristiani, da coloro cioè che credono che nel mondo abbiano posto anche l'imprevisto e l'inspiegabile, che ammettono che il mistero è ben più grande della nostra scienza. E questo, secondo me, era forse lo scritto che più adatta e più spiega il rapporto, diciamo, tra Rol e il suo spirito. Quindi abbiamo detto che lui incontra il presidiatore Vinarelli e il presidiatore riconosce invece a Gustavo Rol la veridicità delle sue sperimentazioni. Nel 2003, in occasione del centenario della nascita di Rol, gli fu anche dedicata una puntata a Porta a Porta su Rai 1. Esisteva già. Molto critica. E il quotidiano La Stampa gli riservò una pagina intera. Nel 2007 Augias dedicò a Rol una puntata della sua trasmissione Enigma. Questo per dire quanto comunque il personaggio è presente. In tempi recenti anche Stargate. Nel 2000 Franco Rol, che in questo caso è il nipote di un cugino, ha aperto un sito web a favore di Gustavo Rol per far conoscere il suo insegnamento ed ha costituito anche un'associazione denominata SENT. Ovviamente questo si vuole contrapporre alla già citata associazione CICAP invece per i controlli dei fenomeni. Due parole sul pensiero di Rol. Allora, la teologia di Rol è di tipo animismo antropocentrico, animismo nel senso più ampio, perché per Rol ogni cosa ha il proprio spirito, nel quadro di una visione del mondo pervaso da un'armonia universale. Antropocentrico perché Rol sostiene che l'uomo, e solo per l'uomo, c'è una dualità animistica. Oltre all'anima, l'uomo avrebbe anche uno spirito intelligente. L'anima, una volta lasciato il corpo, ritornerebbe a Dio, mentre il cosiddetto spirito intelligente si distinguerebbe nel continuare a essere presente sulla terra anche dopo la morte. Lo spirito che pervade l'uomo sarebbe intelligente nel senso di essere provvisto di coscienza e capacità creative, differenziandosi dallo spirito di tutte le altre cose. Rol affermava di poter entrare in contatto con spiriti intelligenti e che essi partecipassero ai suoi esperimenti, durante i quali egli entrava in contatto con loro
agendo con spontaneità quasi sotto l'impulso di un ordine ignoto. E qui potremmo far sentire direttamente la sua voce e il suo pensiero sullo spirito intelligente. Ogni cosa ha il proprio spirito, le cui caratteristiche stanno in rapporto alla funzione della cosa stessa. Quello dell'uomo, però, è uno spirito intelligente, tra virgolette, perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste e si forma. Questa prerogativa dell'uomo è sublime e tale la riconosce nel preciso istante che egli la percepisce. Ho definito coscienza sublime ogni impegno volto a raggiungere, sia pure attraverso la materia, dimensioni fuori della consuetudine. Ammesso che la genialità faccia ancora parte dell'istinto, i prodotti della genialità appartengono invece a quella libertà di creare che è prerogativa dello spirito intelligente dell'uomo, quindi ben oltre l'istinto stesso. Questa considerazione sarebbe sufficiente a comprendere l'esistenza dell'anima, la quale si identifica poi in quell'armonia universale alla quale contribuisce e partecipa. Quando mi venne chiesto d'esprimere il mio pensiero a proposito della medianità e dello spiritismo, non ho esitato a rispondere che ogni individuo possiede un certo potenziale di medianità. Sul significato di questa parola però ho posto delle riserve di ordine etico e biologico. Per quanto riguarda lo spiritismo invece, mi trovai in esso in perfetta collisione e collusione, e ciò proprio a causa dello spirito intelligente. Con l'arresto di ogni attività fisica, la morte del corpo, l'anima si libera, ma non interrompe la propria attività. Lo spirito intelligente, invece, rimane in essere e, forse, anche operante. Di questo ne ho le prove e le ho fornite a conforto di tanta gente che non sapeva rassegnarsi alla perdita di persone care. Ho detto forse, perché in tale materia la prudenza è di rigore. Il fatto di rimanere in essere si richiama al motivo e quindi alla funzione di ogni cosa esistente, in perenne sollecitazione e travaglio, proprio come si addice al moto creativo che non saprebbe estinguersi e nel quale ogni cosa concorre armonicamente, anche delle mutazioni più varie. Dio, essendo eterno ed inconsumabile, nelle sue più prevedibili manifestazioni e sembianze. Si fa gran caso dei miei esperimenti e li si vuole collocare tra i fenomeni dei quali si occupano tanti insigni studiosi di metapsichica e di paraspsicologia. Si vorrebbe scoprire il meccanismo che io fornisse alla scienza sufficienti elementi per vagliarli, classificarli e forse riprodurli senza la mia partecipazione. Delusi o convinti che non v'è manipolazione,
si attende da me la rivelazione di formule, di procedimenti o di conoscenze che proprio non possiedo. Sono segreti questi che non è dato di tramandare, appunto perché segreti non lo sono affatto. Si possono invece intuire, proprio come è successo a me e ad altri. Questa forma di rivelazione è profonda ed altissima, tale appunto da escludere per la sua natura qualsiasi speculazione metafisica. È fatale che la quasi totalità delle prerogative umane, a livello però del solo istinto, convogliono il desiderio dell'uomo a considerare lo stato di necessità della propria esistenza. Di qui la peculiarità degli intenti volta a favorire l'ambizione, l'orgoglio, la potenza e la crudeltà. È tacito come una severa rinuncia a questi fattori negativi comporti, se non la visione, l'intuizione almeno di quelle alte sollecitazioni alle quali il pensiero si ispira per comprendere l'infinito e così vincere il terrore della morte. La vita terrena è troppo breve per creare e rinunciare poi subito a ciò che si è creato. Direi che quest'ultima frase è bellissima, si può mettere come sottofondo al posto di altre, perché è veramente bellissima. Va bene. Ci sono domande? No, volevo solo... Sì. L'unica definizione che Rol diede di se stesso fu la seguente: io debbo necessariamente agire con spontaneità, quasi sotto l'impulso di un ordine ignoto. Mi sono definito la grondaia che convoglia l'acqua che cade dal tetto. Non è quindi la grondaia che va analizzata, bensì l'acqua e le ragioni per le quali quella pioggia si manifesta. Non è studiando questi fenomeni a valle che si può giungere a stabilirne l'essenza, bensì più in alto, dove ha sede lo spirito intelligente, che già fa parte di quel meraviglioso che non è necessario identificare con Dio per riconoscerne l'esistenza. Nel meraviglioso c'è l'armonia riassunta del tutto, e questa definizione è valida tanto per chi ammette quanto per chi nega Dio. E con questo suo bellissimo pensiero noi chiudiamo la riflessione. Se volete, abbiamo esperimenti da leggere, da descrivere, ce ne sono migliaia, miliardi. Quindi se volete ne leggiamo ancora, noi il materiale ce l'abbiamo. Quanti libri ha scritto Rol? Non ha scritto libri. Sono soltanto appunti, lettere, tutto il materiale è stato poi raccolto, sì, l'agenda è stato poi raccolto da Caterina Ferrari, che era stata, diremo adesso, la badante, la governante che gli è stata vicina negli ultimi 20 anni, e altri personaggi come giornalista Lugli, da cui abbiamo preso qualche lettura, che era sempre stato lui molto vicino, aveva partecipato agli incontri. E si è messo a scrivere, dopo che Rol era morto, gli esperimenti a cui aveva partecipato, ha raccolto le testimonianze di altri partecipanti a questi esperimenti, e è stato tutto fatto post dai giornalisti oppure da appunto persone alle vicine. Ci sono testimonianze della moglie? No, l'unica che c'è è quella che vi ho letto, quando erano fidanzati, che lei è stata colpita da questa lettura della lettera che gli aveva mandato. Per il resto non ho altre testimonianze. Lei comunque partecipava a tutti gli incontri, però non ha mai lasciato nulla di scritto neanche lei. La casa di via Silvio Pellico è diventato un museo oppure? No.
No, è stato venduto tutto all'asta. C'è solo più una lapide che ricorda. Ah, non c'è più niente. Aveva lasciato già lui indicazioni nel testamento. L'avevo letto da qualche parte, però non saprei più dove, che aveva appunto lasciato a livello di testamento che il, forse ce l'ho ancora qualcosa, che venisse tutto messo all'asta. Ah. E mi sembra che però sia stato poi devoluto tutto. Adesso vediamo se, perché sono sicura che li ha messi all'asta, i destinatari. Quindi tutto il contenuto è già stato venduto. Tutto il? Contenuto del, dell'alloggio. Sì, 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 di tutto quanto. Ma anche l'appartamento. Sì, 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 è stato... Non ce lo becco perché non sale. Cos'era qua che faceva? Mentre invece la casa di Pinerolo fa parte degli eredi della famiglia. Ah, ne hai eredi? Beh, c'era il fratello con tutti i figli del fratello, cugini, c'era l'altro ramo della famiglia. Erano, non mi ricordo più, erano in cinque, giusto? Sì, con, sì. Perché c'era un fratello, una sorella, avevi all'inizio. Quindi era nata ancora una. Erano in quattro, erano in quattro. Quindi erano in tre e poi... È nata ancora una bambina. E vi leggo le sue ultime volontà, così... L'urna con le ceneri di Gustavo Rol è sepolta nella cappella di famiglia nel cimitero di San Secondo a Pinerolo. Sulla lapide è riportata l'epigrafe che lui aveva dettato. E quindi c'è scritto il nome, dottor Gustavo Adolfo Rol, poi capitano degli Alpini, figlio di Vittorio e di Marta Peruglia, data di nascita e di morte, sposato il 17-12-1930 con Elna Resk Hansen. E tra l'altro, come curiosità, si era sposato nella chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo. Norvegese da tanto adorata grande signora, per il di lei desiderio le sue ceneri riposano nelle acque del fiordo di Oslo. Sì, in effetti è perché il materiale è tanto, non è? È anche molto commovente la descrizione del viaggio ultimo che lui ha fatto quando è andato proprio in Norvegia per spargere le ceneri della moglie. Sopra di lui c'è l'oculo della madre, nata nel 1878 e morta nel 1958. No. E sotto quello della nutrice di Gustavo. Qui riposa la mia cara nutrice Caterina Bessone, mancata il 21 dicembre del 72 nel suo 96esimo anno, dopo aver condiviso per 70 anni con devozione e affetto le gioie e i dolori della mia famiglia. Tra il 21 e il 28 dicembre del 94, i periti di Sotheby's, guidati dalla direttrice della sede torinese Laura Russo e presenti gli esecutori testamentari Caterina Ferrari, che poi è una delle biografe, e Aldo Provera, hanno fatto l'inventario e le perizie di tutti gli arredi dell'appartamento di via Silvio Pellico 31. Già da molto tempo Rola aveva manifestato il desiderio che i suoi beni mobili fossero alienati in un'asta di Sotheby's e per questa prospettiva si era più volte consultato con la signora Russo, sua carissima amica. Gustavo Rol non aveva figli, con il testamento ha lasciato in eredità l'alloggio e il suo contenuto alla sorella Maria e ai nipoti Vittorio, Umberto e Maurizio, figli del fratello Carlo che abitano in Argentina, Alfonso e Carlo Morelli di Popolo, figli di Maria Marta, la primogenita di Carlo, che si era sposata in Italia a Torre d'Isola, dove è morta e dove la famiglia ancora risiede. Il catalogo redatto da Sotheby's per l'eredità Rol comprendeva circa 360 lotti, in maggioranza del Settecento, tutti di grande pregio, mobili, dipinti, porcellane, tappeti.
Il 14 marzo 1995, nelle due sessioni d'asta, sono accorsi a Palazzo Broggi di Milano compratori da tutta Italia e anche dall'estero. Gli argenti, un gran numero di pezzi di raffinata manifattura, esclusi dall'asta milanese, saranno inseriti in cataloghi di aste specializzate. Rome è il suo vero nome o è un pseudonimo? No, è proprio il nome della famiglia. Famiglia. Proprio la famiglia si chiama così. E se andate a San Secondo c'è ancora la villa con la via dedicata a loro e poi c'è la lapide che ricorda il contributo. La piazzetta sì. Dedicata a lui. Senti, quei quadri che ha dipinto lui e che si sono visti, specialmente quelli dei fiori, sono stati studiati dal punto di vista psicologico. Cioè, io perlomeno ci ho visto dentro un'anima molto sconvolta. Nei petali dei fiori io ci ho visto molti diavoli, ad esempio. Non ho trovato nulla su questo. L'unica cosa che è certa è che lui vendeva i quadri, infatti i quadri ce ne sono tantissimi in giro in collezioni private, ed era un pittore di successo, un pittore di successo apprezzato. Non ho letto nulla su queste analisi dei quadri, possiamo approfondire l'argomento. Cioè, poi può essere che io sia un visionario. Poi dice che si trasformavano anche. Sì. Hanno la prerogativa di trasformarsi. Cioè, lui aveva aveva sotto il suo effetto, non il quadro da solo. Quando lui agiva a distanza lo cambiavano, se no da solo no. Sicuramente era un animo molto sofferto, il fatto che viene sempre descritto un po' come melanconico, perché è un tipo di potere che sicuramente dà una dite ha detto voi giusto se sono pazzo o meno, quindi sicuramente nella pittura scusate, questo non lo vedete come la rappresentazione del diavolo. Sono grazie. Ma no! Adesso che lo fa vedere sembra un topo. Qualcosa più di un topo. Io ci vedo le corna del diavolo. Anche la, sì. Sei diabolico. Anche la scelta dei colori. Non è sì. Queste sì, pieghe. Qui il colore non sappiamo bene perché. È una grazie per avermi confermato che sono scuro, alterato un colore molto allegro, sì. Questo è un suo, dice che è il suo autoritratto. Si è auto somigliato. Il viso si è ritratto da dietro, non davanti. Sì, sì, per dire che è fatto una lunga strada. Che vabbè, perché non fa la R e fa la croce sopra. Questo qua, forse questo lo interessa. Quello in alto è proprietà di una signora che adesso non ricordo, l'ho letta ma non mi ricordo il nome, che dice che ce l'aveva nel suo studio e ha visto questa immagine, lo guardava, si confortava con questa immagine, poi aveva dei problemi grossi questa signora. E poi a un certo punto questo albero, che prima era spoglio, è diventato coi fiori. Allora ha preso il telefono, gli ha detto, pronto Harold, dice, ma si è trasformato sotto il suo sguardo. E gli ha detto, hai visto che l'albero si è fiorito, vuol dire che i tuoi problemi si risolveranno, non ti preoccupare. Così. E poi durante Stargate è trasformato anche... C'era si chiama il giornalista di Stargate, aiuto? Giacobbe, presentando la storia, Giacobbo, che ha presentato la storia di una domildonna che aveva una storia con un figlio che era morto, insomma non si sapeva bene, c'erano delle ingiurie contro questo figlio, eccetera. Hanno chiarito questa cosa e alla fine della trasmissione l'immagine della signora davanti agli occhi di questi qua è tornata sorridente, perché prima era molto mesta e è diventata sorridente. Allora posso vedere i diavoli. L'ha detto Giacobbo, l'ha fatto vedere, è documentato, adesso io non voglio, cioè è lunga la storia, l'ho scaricato, ma farlo vedere è lunga la storia.
Però per dire, insomma, erano quadri anche particolari, vuol dire. Se lui ha ragione, lo spirito c'è, perché lui era convinto che l'anima sale, ma lo spirito rimane qua. Ed è la componente che rimane vicino a noi, che può essere di aiuto anche a noi. È una visione forse diversa dell'angelo custode, volendo se possiamo un po' diversa. Comunque lui immagina sempre che lo spirito rimanga come segno di continuazione di quello che uno ha fatto, perché dice la vita è breve e bisogna pensare che quello che uno ha fatto abbia una continuazione. Lo spirito intelligente è quello che continuerà a portare avanti le cose. È una visione anche molto bella, molto positiva, molto rincuorante, non è una visione triste. Ed è appunto una contrapposizione un po' a quello che è specialmente nella scienza la posizione già della filosofia positivista, di cercare di motivare tutto sempre con quello che uno ha, e quindi sicuramente si arriva a dei limiti, mentre invece qui puoi spaziare molto forse di più. Non ci sono limiti. Non ci sono limiti, ed è una cosa appunto positiva, perché pensi che il tuo lavoro non finisce ma continuerà. Forse magari meglio ancora che la reincarnazione, perché la reincarnazione comincia a venirti il dubbio di dove, come, quando, ma cosa ti capita? Invece lui dice no, sei proprio tu, il tuo spirito così com'è che continua ad andare avanti. È una visione anche, e non è in contrasto con la... Lui parla di cristianesimo, non è che parla di religione cattolica, quindi magari non è tutto in linea con il cattolicesimo, ma lui dice io sono in linea con Cristo, quindi rimane molto più ampio. È sicuramente una persona di una preparazione culturale, di uno spirito particolare, di una sensibilità elevatissima, ma anche l'intelligenza, la gentilezza, anche quello è un dono, no? Non tutti ce l'abbiamo sviluppato uguale. Lui dice che non è un essere speciale, dice tutti hanno la possibilità, se lo coltivano, di sviluppare questi poteri, e questo è alla base del motivo per cui lui non vuole neanche controlli, no? Perché dice io non sono diverso dagli altri, e che voi non avete curato questi particolari, non avete sviluppato questa. Quindi le basi del suo ragionamento in effetti sono quelle. Era una persona particolare, comunque non è possibile che abbia, cioè gli scettici vanno bene, però insomma. Ma infatti abbiamo letto tutte le due versioni, l'interpretazione di Inardi, perché poi anche tra di loro non sono d'accordo, perché anche tra i vari parapsicologi c'è chi è favorevole a lui, chi è contro. Inardi era favorevole. E comunque anche Angela gli dispiace, cioè lui dice io devo con la mia mentalità smontarlo, perché non posso ammetterlo, però è una persona di una raffinatezza, di una gentilezza, di una preparazione culturale che si sente un po' a disagio, no? Dice, mi sembra quasi di fargli un affronto, perché è una persona Angela superiore. Smonterebbe anche Gesù Cristo, è il suo lavoro. Però quindi, cioè, mentre magari con qualche altro soggetto lo fai più volentieri, lì invece si sentiva anche lui un po'. Non se la senti di demolirlo completamente. No, perché effettivamente era una persona in ogni caso anche notevole. Buzzati, no? Che dice sì. Quando lo vede, cioè è una persona che irradia, dice come fosse un bambino, cioè non è una. Non riesce a guardarlo negli occhi per molto tempo, perché dopo un po' ti inquieta. Dice però ha questa vitalità, questa cosa che la gente che gli sta intorno sa bene, quindi solo dice Buzzati, no? Buzzati era anche un grande ammiratore, quindi era molto legato a lui. E comunque su tutte le persone, anche il fatto che avesse così buoni rapporti col mondo dell'arte, perché in genere nell'arte si è molto più portati a essere di ampie vedute, di credere di più anche a cose non dimostrabili, e quindi però abbiamo adesso non Pirelli era rimasto scioccato, perché gli ha dato la carta e dice te la trasformo, vede
mentre però ha detto non guardarla, invece lui dice ho disobbedito, l'ho guardata, e poi gli è venuta la nausea vedere questa che si materia che si lo modificava, e, cioè, lo ricorda e lo ricordava e l'ha detto. Beh, adesso non l'abbiamo letto sull'incontro con Einstein, era interessante anche perché era al fondo, sì. Perché poi lui ha incontrato tutti, non è che alle, il massimo che si poteva all'epoca li ha incontrati. Prima mi ha fatto vedere infatti, anche. Ma no, se lei è saltata, sì, rispetto a come l'ho fatto io, abbiate pazienza, avete visto. Prima mi ha fatto vedere, mi ha fatto notare dopo, l'incontro con Hitler, cioè l'incontro che anche Hitler aveva chiesto un incontro con lui, ma su suggerimento di Mussolini lui è sempre scappato perché aveva timore di cosa, sì, poteva Mussolini capitargli. L'ha avvertito 3 volte che scappasse. Quindi tutti perché... quanti, sapendo di questi poteri, cercavano di contattarlo. Mi sono persa Einstein, sarà l'inizio. Sì, infatti lui era poi melanconico, non è che fosse così, perché in effetti è pesante. Perché dire cose buone è facile, dire cose poi anche se non le dici, ma le eh sì. Infatti quando abbiamo letto il pezzo di Mussolini in cui lui non ha, dice se non dico niente tradisco la mia... Se dico qualcosa, chissà che fine mi fa fare questo, no? Per esempio, perché insomma, magari va... uno che la cosa che però dice vabbè, scelgo, perdere, però dice scelgo di dire la verità, sarà capita quel che capita. Dice la verità, però non la dice tutta, perché dice la guerra la perderai. Però non gli dice che ha la visione anche della fine sua. Ecco, invece Einstein, provate. Ecco. Sono parole di Rol queste. Non ne negava l'esistenza. Un giorno che discutevamo proprio di questo, lui alzò una mano, la frappose fra la lampada e il tavolo e mi disse: vedi, quando la materia si manifesta, proietta un'ombra scura. Perché è materia? Dio è puro spirito e dunque, quando si materializza, non può manifestarsi se non attraverso la luce. La luce non è altro se non l'ombra di Dio. E quindi questo è... Beh, ma questo però detto da uno come Einstein, che era un grandissimo scienziato, come la maggior parte degli scienziati sono atei. Lui dicendo questo, affermando questa cosa, ha manifestato secondo me una grande fede, contrapposta a quello che è... o mi sbaglio. Ma in genere, poi bisogna vedere caso per caso, comunque in genere è un ateismo particolare, cioè un ateismo in cui tu non vuoi credere nelle strutture delle religioni normali, però alla fine in Dio ci credi, perché diventa un... io cerco di ricondurre tutti gli studi anche sull'universo, no? Alla fine cosa capita? Che ci siamo ricondotti a dire che tutto è nato in un momento, il Big Bang. Però alla fine ti chiedi perché è capitato quel momento, quei materiali, com'è che sono capitati lì. Cioè alla fine in un qualcosa di sovrannaturale che chiamo Dio, alla fine ci credono per tutte. Io credo che anche nei fenomeni parte di la natura ci sia qualcosa di sovrannaturale, nei fenomeni più elementare di natura, come non so, un fiore che boccia. E comunque una... anche se abbiamo cercato di spiegarli, ce n'è sempre una grande parte che non riusciamo ancora a spiegare, no? E comunque una, tutto una i cosa fenomeni che fisici che abbiamo studiato, andata, compreso la natura, sappiamo dire determinati parti del processo, ma poi bene alla fine, perché è venuto il fiore, perché è nata la tigre, perché c'è un uccello pennuto e noi invece siamo diversi, non lo sappiamo. Sì, sì, spieghiamo che i geni sono diversi, dice, ma perché è venuto fuori questo? Vabbè, alla fine la fisica, Margherita Hack si chiama, Margherita Hack, l'astronoma, lei ha sempre detto che non esiste niente, cioè lì sono interpretazioni sì, che uno però dà. Alla fin fine dentro, mentre invece il fatto di non credere alle strutture delle religioni così come vengono presentate, quello sì, quello sicuramente tutta quella parte lì non ci crede. Come alla fine ci crediamo tutti. Lo dici tu? E
sì, perché alla fin fine, nel momento opportuno, speri, finiamo tutti, diciamo così, no? In chiesa a farci. Però quello che tante volte si contesta sono le strutture che vengono poste poi sopra. Comunque lì è una questione di fede, se ce l'hai bene, se no. È la stessa cosa che diceva Stein, non solo in questo, in questa occasione, diceva sul problema della cosiddetta relatività. Dunque, se hai freddo è perché c'è l'assenza di caldo, sì. Viceversa è la stessa cosa di Dio, cioè nel senso che se tu ce l'hai la fede, credi, esiste. Ma se non ce l'hai, sei materialista, sei nulla. Sì, però un conto è credere in questa entità che tende al bene supremo, che è una cosa perfetta, come la luce, è una cosa perfetta. Un conto è poi pensare che c'è qualcuno che ti punisce, qualcuno che dice che è giusto fare una cosa, che è giusto farne un'altra. Cioè adesso entriamo in un campo. Però è molto più difficile da accettare. Cioè, io mi ragiono da donna, e da donna un conto è dire c'è un'entità di lassù che mi protegge, c'è uno spirito, dall'altra parte è difficile credere in qualcuno, in una struttura che mi dice che mi devo magari mettere un velo, che mi devo nascondere, che non posso stare in quel luogo lì, che non posso stare in quel luogo là, e dico no, questo non lo posso accettare. Esuliamo un po'. Sì, sì. È diverso. Buonasera. Grazie ancora. Sì.